Oggi iniziamo a parlare e anche a fare diversi esempi di Flask. Quindi abbiamo visto nelle scorse settimane tutta la parte che riguarda il front-end, quindi HTML, CSS, con Bootstrap, su come progettare le pagine, eccetera. Da oggi iniziamo a parlare, fino a gennaio, fino a, insomma per tutto dicembre, del back-end, quindi come quelle pagine che abbiamo fatto finora e che nell'ultimo laboratorio avete anche fatto a mano, copiando e incollando pezzi dalla home page all'altra pagina, come farle a fare generare, diciamo così, da un server nel back-end. Server che abbiamo detto sarà in Python e che utilizzerà questo framework che si chiama Flask, che ci permetterà appunto di fare queste operazioni. Quindi oggi e la settimana prossima li dedicheremo interamente a Flask con vari esempi e anche un esercizio la settimana prossima. Ricordatemi, quanti di voi non sanno Python? No, non mai nessuno, ma nessuno è una parola che... Quanti di voi non amano Python, diciamo così? Ok, già meglio di nessuno. Ok, finisco qui con le domande. Allora, qual è il nostro obiettivo? L'obiettivo è sempre quello di creare applicazioni web. Quindi chi non sa Python, se ha qualche problema specifico, poi me lo chieda o a me o a Juan individualmente, diciamo. Il nostro obiettivo è creare applicazioni web in Python utilizzando tutto quello che abbiamo visto finora, quindi le pagine a un certo punto che vedremo nel browser saranno quelle che utilizzeranno HTML e CSS che abbiamo visto finora, ma sul server, e lo faremo utilizzando un framework web che è in un certo senso semplice e minimale perché è estendibile, quindi fa poche cose di suo, ma può estendersi fino a diventare complesso a piacere, che è uno dei motivi per cui abbiamo anche scelto Flask. È piccolo, fa poche cose, però volendo può avere tante estensioni fino ad arrivare a fare cose complesse. Rispetto a un framework Python diverso, come può essere Django, che invece fa da solo un sacco di cose dal giorno 1 e quindi ci permette di utilizzarle meno, di capire meno cosa fa, perché fa molte cose per conto suo. Allora, giusto per ricordarci dove siamo arrivati, noi siamo partiti col fatto che qualcuno volesse utilizzare un sito web e abbiamo fatto finora buona parte di quello che le persone vedono e interagiscono con in un'applicazione web, e quindi il front-end. Ma l'abbiamo sempre visto come file HTML e CSS individuali che uno fa doppio clic sopra o apre un browser o li visualizza tramite l'anteprima che c'è dentro Visual Studio Code se avete installato quell'estensione. Quindi file che vivono e vengono eseguiti solo sul vostro computer. Nessun altro può vedere quello che avete fatto se non gli passate un file, esattamente come se gli passaste un documento PDF, che però non è lo spirito di un'applicazione web. L'applicazione web ha come spirito quella di essere visibile e utilizzabile da tutti, allo stesso momento, contemporaneamente. Quindi se io faccio il sito di Mangiato e lo mettiamo online, tutti noi possiamo nello stesso istante, dobbiamo poter nello stesso istante accedere alle stesse informazioni, vederle, modificarle, eccetera, eccetera. Quindi questo è quello che inizieremo a fare oggi, a creare l'infrastruttura e quello che ci serve per prendere queste pagine che abbiamo fatto finora e renderle disponibili a potenzialmente più persone, in modo che tutte allo stesso momento possano, se vogliono,
vedere la stessa informazione, modificare la stessa informazione e tenere in considerazione vari vantaggi e svantaggi di questi approcci e cosa possiamo fare per minimizzare eventuali problemi. Quindi oggi iniziamo a spostarci sul backend, sul server, che nel nostro caso girerà sui nostri computer, quindi ogni computer avrà un server che gira. Poi agganceremo anche il database a un certo punto e poi, come dicevo, a gennaio ritorneremo un attimino sul front-end per parlare di JavaScript e poi è finito il corso. Quindi, come iniziamo con Flask? Dunque, abbiamo già detto una delle prime lezioni che se vogliamo utilizzare Python per realizzare applicazioni web abbiamo alcune alternative, tra cui il fatto che Python includa un semplice server HTTP che si può attivare, però è molto di basso livello. Molto di basso livello vuol dire che bisogna, ecco, è un livello più vicino al scrivere il pacchetto HTTP da mandare che non altri tipi di concetti. Quindi è molto di basso livello e non è molto amichevole da quel punto di vista. E, come vi dicevo prima, esistono molte librerie e framework che si pongono a livello un po' più alto e quindi permettono di fare quello che questo simple HTTP server fa, ma utilizzando paradigmi di programmazione un pochino più di alto livello, senza dover andare praticamente a scrivere il pacchetto HTTP. Ci penserà poi il framework a mandare il pacchetto HTTP corretto nel posto corretto, o a riceverlo e gestirlo in maniera corretta. E qui ci sono tre di questi framework librerie, giusto per conoscenza. Una è Cherry Pie, che è abbastanza semplice e minimale. L'altro è Flask, che è quello che useremo noi, col suo sito. E il terzo è Django, che, come vi dicevo prima, a differenza di Flask e in parte di Cherry Pie, è quello che si chiama un framework con le batterie incluse. Cioè è un framework che parte e fa già di suo tantissime cose automaticamente. Per esempio con Django è possibile creare tutta la parte amministrativa di un sito scrivendo un comando. Quindi generami tutta la parte amministrativa del sito, lui genera le schermate del login, della registrazione, più tutte le viste amministratore di un sito, quindi non le viste per l'utente che visita il sito, ma per quello che deve modificare le cose. Quindi fa un sacco di cose da solo, o quasi, ha un sacco di opzioni che vanno bene quando uno vuole velocizzare lo sviluppo, ma sa che cosa sta succedendo sotto il cofano. Per questo si chiama batterie incluse, perché ha tutta una serie di opzioni già disponibili dal giorno 1. Flask è uno dei più popolari di quelli che si chiamano micro framework. Quindi, a differenza di Django, che non è micro, è un framework battery included, questo è un micro framework perché fa poche cose, ha poche astrazioni, non ha tante, le cose dovete fare così perché altrimenti non funzionano. Qualcosa di questo c'è, ma poco, a differenza di Django che invece ha, se volete che le cose funzionino, dovete farle esattamente come vi dico io. E, come dicevo prima, è semplice, facile da usare ed è anche estendibile. Nel senso che ci sono varie estensioni che vi permettono di aggiungere funzionalità più complicate se uno volesse. Flask è un framework web, ma in realtà è basato, utilizza al suo interno altre due cose che vengono installate automaticamente insieme a Flask. Ve le cito perché a un certo punto magari comparirà nella documentazione, nei link, questo lo fa Jinja, oppure questi sono i template Jinja, ne parleremo, perché questi sono due pezzettini che vengono utilizzati da Flask. Quindi Flask è un framework web che vi permette di definire le pagine web e che alla pagina index o alla pagina about o alla pagina menu una certa pagina deve essere visualizzata e composta in un certo modo. Al di sotto usa queste due altre librerie, una non so pronunciarla quindi non la pronuncio, che in realtà è il web server, che fornisce tutta una serie di
convenzioni e configurazioni per far funzionare il web server vero e proprio. Quindi Flask costruisce sopra questo WorkZeug o qualcosa del genere. E noi tipicamente useremo Flask, ma a volte usando Flask useremo questo, le funzionalità offerte da questo web server, che ha un sito con della documentazione. E poi Flask ha anche un template engine che si chiama Jinja, che serve per generare in maniera dinamica e più veloce, diciamo, pagine HTML. Quindi noi in Flask non scriveremo HTML puro, non interamente, ma useremo Jinja per farci generare le pagine HTML che poi il browser vedrà e visualizzerà come pagine HTML vere e proprie. Quindi, per esempio, nel lab avete fatto una seconda pagina, oltre all'home page del social che avevate, e se questa seconda pagina volevate dargli lo stesso menu, la stessa navigazione della home page, cosa avete dovuto fare? Copiare e incollare il codice HTML della home e incollarlo nell'about. E se dovete farne 15 di pagine così? Copiare e incollare 15 volte. E se cambiate una cosa nella home page, dovete andare a toccare 15 volte, 15 volte nelle altre pagine. Perché avete modificato una cosa nella navigazione della home, ma dovete anche riportarla a mano sulle altre. Quindi un template engine ci evita, tra le altre cose, questo lavoro. Un template engine ci dirà: questa parte che la scrivo una volta sola, poi usala in tutte le pagine. Quindi non dobbiamo fare copiare e incollare, ma dobbiamo fare importa. Dobbiamo fare usa qui questo pezzo che ho definito da quest'altro file. Quindi ci permette di costruire dinamicamente, non solo di non dover copiare e incollare, ma anche di costruire dinamicamente il contenuto. Per esempio, se io avessi, prendiamo l'esempio del sito della mensa, se io avessi 5 primi un giorno e 4 primi un altro giorno, io potrei dire al sistema di templating: cicla sull'elenco dei primi della giornata e in base a quanti sono visualizzami tutti quelli che hai per oggi. Quindi se sono 4 mi farà un elenco puntato di 4 item, se sono 5 me ne farà 5, se sono 20 me ne farà 20. E si preoccupa però il software a fare queste decisioni e non noi a copiare, incollare, spostare cose. Quindi Flask viene giù con questi due addizionali componenti che gli servono per funzionare. E giusto per ricordarci, ve l'avevo già detto la prima lezione, c'è Flask ha un sito, che è quello qui, questo qui, che ha esempi, documentazione, ha i link a Jinja, eccetera, per poter anche vedere quella documentazione se servisse, ha anche esempi, un'applicazione minimale e così via. E questo è quello che ci servirà per la maggiore, ma se voi proprio ci teneste, esiste anche un libro abbastanza aggiornato che si chiama Flask Web Development, che copre una versione un po' più vecchia di Flask di quella che usiamo noi, che è la versione 3, ma comunque molto molto sovrapponibile. Non è necessario, non ci serve il libro, ma se qualcuno volesse un aiuto in più, questo può essere un aiuto in più. Allora, come installiamo Flask? Prima di tutto dobbiamo avere Python installato, se no. E dobbiamo avere almeno Python 3.8 installato. E abbiamo due modi di installare Flask. Il primo è quello di installarlo per tutto il sistema operativo. Quindi installate Flask una volta sola, e poi sarà a disposizione di qualunque applicazione che voi facciate. Qualunque applicazione Flask che voi facciate, senza doverlo reinstallare volta per volta. Che vantaggi e svantaggi ha questo, secondo voi? Beh, che vantaggio ha questo, secondo voi? Lo installo una volta e non ci penso più. Che svantaggio ha? Cioè, anche se non mi serve,
No, questo è installato nel sistema operativo, quindi ce l'hai una volta nell'intero computer, quindi non è incorporato nel progetto, è sempre disponibile a tutti i progetti. Che svantaggio potrebbe avere? Nessuna idea? Magari se mantiamo una versione vecchia sul sistema, scrivendo nuove applicazioni che lo usano, magari versioni nuove, perfettamente compatibile. Quasi, però sì. Ha a che fare con le versioni vecchie e nuove. Se le installate a livello del sistema e poi dovete usare la versione nuova, dovete aggiornare alla versione nuova l'intero sistema. Ma se avete siti, applicazioni web che usano ancora la versione vecchia e non quella nuova, dovete aggiornare anche tutte quelle applicazioni se vi interessa continuare a utilizzarle. Perché ce n'è uno installato per tutto il computer, quindi non si può fare molto. E come si installa? Si va su un prompt di comando su un terminale, quando avete internet. E si scrive pip spazio install spazio flask, se avete Python già installato. Se usate un Mac o un Linux, pip 3 install flask, 3 come numero. Quindi pip, se usate un Mac o Linux, è pip 3 spazio install flask. E comparirà una cosa simile a questa. Questo è rifatto oggi, giusto per prendere lo screenshot aggiornato. E questo è installato a livello del sistema operativo. Se l'avete già installato e date lo stesso comando, vi dice non c'è niente da installare. E vedete che lui installa Flask, installa, in realtà è scritto qua, installa Flask, ma installa anche le altre due dipendenze. E qui non c'è scritto perché probabilmente Ginger ha già installato. Flask, where's going Ginger, poi installa anche Dangerous and Click, ma quindi devono esserci 5 dipendenze, incluso Flask, 5 cose che appaiono. Questi sono solo 4. E Flask che stiamo utilizzando, quello di oggi, è Flask versione 3.0.0. La versione precedente, la versione 2.3, non cambia quasi niente da un punto di vista dell'utilizzo. Cambia un po' di meccanismi interni di Flask. Però noi ci allineiamo alla versione 3. Quindi questo è il primo modo per installarlo, con lo vantaggio che è disponibile per tutti, ma lo svantaggio che se abbiamo insiemi diversi di applicazioni, di versioni da usare, può essere un problema. E se volete farlo, fatelo pure, installarlo, o così o nell'altra opzione, perché poi lo useremo in qualche esempio. L'altra opzione è quello di installare Flask all'interno del singolo progetto che lo usa. Quindi ogni volta che fate un nuovo progetto che utilizza Flask bisogna reinstallarlo. Però quella versione di Flask esiste solo all'interno del progetto. Questo risolve il problema che dicevamo delle versioni. Perché a questo punto potrei avere in un progetto la versione 1.5 di Flask, nell'altro progetto la versione 3 e nell'altro progetto fra 2 anni la versione 4 e tutto continua a funzionare perché Flask è installata all'interno del singolo progetto e non a livello del sistema operativo. Lo svantaggio, che è quello che diceva lui al contrario prima, è che ogni progetto ha la sua versione di Flask, quindi dentro ogni progetto c'è un mini Python. Un po' di Python con Flask incorporato. Quindi questa versione specifica al progetto è in realtà una cosa molto tipica per il mondo Python. È molto tipico che nei programmi per sviluppare in Python si creino tanti installazioni locali al progetto. Questo perché lascia più libertà di scegliere delle varie versioni. In questo progetto uso solo Flask, nell'altro progetto uso Flask e un'altra libreria, che qui non ne ho bisogno, quindi perché installare tutto dappertutto? Mi aiuta a mantenere compartizionati i vari progetti. Questo si chiama,
questa installazione progetto per progetto si chiama creare un virtual environment, che non ha niente a che fare con le macchine virtuali, che non ha niente a che fare con tutto quel mondo lì. Un virtual environment è solo, diciamo così, una mini installazione di Python dentro la cartella del progetto con le librerie che servono installate al momento per quel progetto. Mini versione di Python che va attivata e disattivata al bisogno. Quindi, quando l'attiverete, da quel momento in poi, in quella cartella, in quel progetto, utilizzerete la versione di Python con le sue librerie che avete installato nel progetto. Quando la disattivate, userete Python installato a livello di sistema operativo. Ma Python va installato come prima cosa in ogni caso comunque. Come si crea un virtual environment? Si va nella cartella del virtual environment, nella cartella del progetto, facciamo finta My Project, e poi si scrive Python 3-m venv qualcos'altro, quindi Python 3-m venv è la parte obbligatoria, fissa, quindi uso Python 3 per eseguire un, diciamo, applicativo che si chiama venv, che sta per virtual environment, e l'ultimo, questo venv, che tipicamente si chiama venv o punto .venv, è la cartella all'interno del progetto in cui verrà creato il virtual environment. Quindi dopo questa linea, dopo questo comando, dentro la cartella My Project ci sarà un'altra cartella che si chiama venv. E questo è per creare il virtual environment. A quel punto bisogna attivare il virtual environment, che vuol dire attivare la versione di Python che è dentro il virtual environment, scrivendo di nuovo su Mac e Linux punto spazio venv bin activate, su Windows invece venv scripts activate, ma è la stessa cosa. A quel punto, quando è attivo, compare davanti la scritta venv o qualunque cosa abbiate scritto prima nel comando per dire siete attivi come virtual environment, e a quel punto potete installare Flask, che non verrà esattamente con lo stesso comando di prima, che a quel punto non verrà più installato a livello di sistema operativo, ma verrà installato solo nella cartella del progetto. Quindi, cancellando la cartella del progetto, cancellate la sua versione di Python e la sua versione di Flask. E poi è tutto il resto, installa Jinja e quant'altro. E per disattivare il virtual environment, perché avete finito di lavorare sul progetto, bisogna scrivere deactivate. E basta, solo deactivate. E questo vale sia per Windows che per Mac che per Linux. Non ci sono differenze. Ok, proviamo, vi faccio vedere questa cosa. Quindi io creo una cartella, usiamo questa, io ho creato questa cartella che si chiama 06 Flask, che è anche su GitHub, dove all'interno c'è solo una cartella che si chiama static, dove c'è il logo di Mangiato. Quindi un'immagine. E qui andiamo a costruirci il nostro esempio. Quindi dentro questa cartella 06 Flask voglio attivare un virtual environment e installare Flask. Io ce l'ho già installato a livello di sistema operativo, quindi fatemi aprire Visual Studio Code, fatemi aprire questo 06 Flask e fatemi ingrandire lo zoom. Leggete qui sotto, in fondo anche. Ok, quindi ho aperto una cartella in maniera simile a come probabilmente avete fatto finora per lavorare con HTML e CSS, e dentro static c'è il logo, come abbiamo detto prima, quindi niente di che. A quel punto ho aperto un terminale e dal menu terminale, e dovrebbe apparirvi un qualcosa di simile a questo, dipende dal sistema operativo in cui siete. Quindi io qui ho già installato Flask a livello di sistema, per cui se provo a installarlo mi dice
requisito già soddisfatto, perché io l'ho già installato a livello del sistema operativo. Se io volessi creare invece un virtual environment, posso, come dicevamo prima, scrivere Python 3-m venv, che mi permette di creare il virtual environment, e poi devo dare il nome della cartella all'interno del progetto in cui verrà creato il virtual environment, che con tanta fantasia chiamiamo venv di nuovo. E diamo invio. Lui ci pensa un attimo e vedete crea un'altra cartella che si chiama venv, perché questo è il nome che gli ho dato, dove all'interno ci sono questi vari activate e c'è anche Python. Questo è l'eseguibile di Python e questo è l'eseguibile di pip. Sapete cos'è pip? Perché io l'ho dato per scontato. Aspetta, chi non sa che cos'è pip? Ok. Tu magari. Allora, Python, sappiamo cos'è Python. Cos'è Python? Cos'è questo Python qua? È l'eseguibile che lancia l'interprete Python. Che cos'è un interprete? E quanti, allora, parliamo con gli informatici, perché gli altri mi sembrano... chi sono gli informatici qui? Perfetto. E oltre a Python cosa avete fatto? C. Bellissimo. Allora, Python abbiamo detto che è un interprete. C? E c'è un compilatore. E qual è la differenza tra Python interpretato, un linguaggio come C, e compilato? Qual è la differenza tra i due? Da Python non c'è un binario, lo esegue e fa. Da C c'è un binario, lo esegue e fa, e da Python non c'è. Però si esegue lo stesso e fa lo stesso. Però non c'è un binario. No. Non c'è assolutamente una virtual machine. C'è un interprete. Quasi, come ha detto lui. Allora, Python ha un interprete. Cosa fa questo interprete? Prende una riga del vostro file, come si chiama appunto .py, e lo esegue riga per riga. Finché? Oppure termina c'è un errore. Ok. E come diceva lui, non genera un file eseguibile, non di natura. Quindi tutte le volte che avete bisogno di eseguire un file Python su un computer avete bisogno di installare Python come interprete, perché sennò non potete usare il programma. E vi basta però passare il file .py. Quindi se io voglio passare un file .py da questo computer al suo, basta che, e lui è l'interprete Python di una versione compatibile, io gli passo il file e lui esegue il programma senza nessunissimo problema. C. Cosa cambia? Il compilatore del codice sorgente crea un eseguibile con i link del caso, ci sono le esterne, eccetera. E quello poi può essere passato senza passare necessariamente il pezzo. Un pezzo alla volta. Giustamente, dal codice sorgente c'è un qualcosa che stavolta si chiama compilatore, che non interpreta solo il file riga per riga, ma lo legge tutto secondo dei meccanismi diversi in base al compilatore e crea un file oggetto e poi da file oggetto crea un eseguibile che è dipendente dal sistema operativo in cui il programma viene compilato. Giusto? Quindi è compilato perché crea un eseguibile. Questo eseguibile io posso, linkando tutte le librerie, eccetera, questo sì. In realtà quello è il linker, però facciamo finta che sia tutto insieme. E, questo eseguibile però non è vero che puoi passarlo a un qualunque altro computer. Puoi passarlo solo a un computer che ha lo stesso sistema operativo e la stessa architettura di CPU. A meno che il software non faccia qualcosa lui per passare da un'architettura a un'altra. Quindi, a differenza di Python, che io lo sto scrivendo su un Mac M1, lo passo a te che hai un Mac Intel, perché sennò è uguale, e poi lo passo a lei che ha un HP, e quindi non un Mac, e
se abbiamo tutti Python funziona il programma. Se io lo compilo invece un programma in C e lo passo a lui, c'è una buona probabilità che funzioni, così com'è. Se lo passa a lei, Windows, giusto, non sa cosa farsene di un eseguibile del Mac. E viceversa, se lei mi dà un eseguibile del Windows e io provo a eseguire su Mac, il Mac non sa cosa farsene. Quindi in quel caso io dovrebbe passarmi sorgente e io dovrei ricompilarlo sul mio computer. E questo è Python. Pip, non c'entra niente con tutto ciò, pip sta per, non mi ricordo, Python, una pista per Python, un'altra pista per package, e la I potrebbe stare per installer, facciamo finta, è un programma che arriva insieme a Python, che è installato insieme a Python, quindi non è un qualcosa che installate a parte, che serve per installare eventuali altre librerie che possono servirvi per programmare. Quindi noi qui facciamo pip install flask perché stiamo dicendo a pip di andare a prendere da qualche parte su internet, che lui sa, dove ci sono tutti i pacchetti Python a disposizione pubblici, di andare a prenderne uno che si chiama flask e una volta che l'ha trovato di installarlo. Quindi ci serve per installare estensioni, gestire estensioni, rimuovere estensioni, librerie, eccetera. Per aggiungere funzionalità a Python. Questo meccanismo esiste in molti altri linguaggi di programmazione, non in C, non di default almeno, però esiste in molti altri linguaggi di programmazione. Che altri linguaggi avete fatto? Basta. Farete Java? Java ha, non di default come Python, ha i suoi meccanismi per fare la stessa cosa. Maven e compagnia bella. Gradle, ce ne sono 3 o 4. Che usano lo stesso principio. Da qualche parte ci sono dei programmi nel linguaggio X, in questo caso Python, e questo pip ci permette di scaricarli sul computer, installarli e rendere disponibili a i nostri programmi Python, in modo che come sviluppatori possiamo usare quelle funzionalità e all'interno del nostro programma. Quindi in questo caso noi andiamo a installare Flask, quindi a scaricare Flask da un repository, da una collezione di pacchetti Python che possiamo quindi scaricare sul nostro computer e utilizzare. Quindi uno di questi repository si chiama, per esempio, PyPy, che è quello di default in realtà per molti. No, non questo PyPy. Questo PyPy. Dove qui ci sono tutta una serie di pacchetti Python, quindi librerie Python, che uno può leggere e scaricare. Quindi, per esempio, se noi cerchiamo Flask, vedete che c'è Flask, si può anche scaricare direttamente col bottone, ci sono le installazioni, le informazioni su come si installano, c'è il link al sito web, eccetera. E l'istruzione è pip install Flask, perché il modo standard di farlo è questo. È l'ultima versione, quando è stato rilasciato l'ultima volta, l'ultimo aggiornamento. Quindi qui ci sono tutti quelli che poi pip scarica. Pip usa di default questo PyP per recuperare le informazioni. Quindi noi andiamo a il Python che abbiamo installato di default, andiamo ad aggiungere altre cose. In questo caso le altre cose sono Flask e le sue dipendenze, incluso Jinja, Click e quant'altro. E poi aggiungeremo qualcosa per il database, aggiungeremo qualcos'altro, sono tutte cose che possiamo aggiungere e avere accesso. Come fossero programmi? Sono programmi che qualcun altro ha scritto e noi andiamo ad agganciarci a quei programmi per usare quelle funzionalità nella nostra applicazione. Quindi, all'interno di questo venv c'è questa cartella bin, questa cartella lib, che ha una mini versione di Python. Non importa cosa avete installato su Python nel computer, qui c'è solo Python e pip. E abbiamo detto che possiamo creare un virtual environment, poi possiamo attivarlo.
E per attivarlo, io sono su Mac, quindi devo scrivere venv, che è la cartella venv, poi bin e poi activate. Su Windows dobbiamo scrivere venv script con la S maiuscola e la S finale, activate. A quel punto si dà invio e, se è tutto andato bene, compare prima di quello che compariva prima, tra parentesi tonde, qualcosa. Questo vuol dire che il virtual environment è stato installato. E adesso qui, se io dico pip install flask e do invio, vedete che lui installa Flask, mentre prima mi ha detto c'è già installato nel sistema operativo, adesso mi dice lo installo. E ha installato It's Dangerous, Jinja, eccetera, eccetera, eccetera. E se voi riaprite venv, adesso dentro la cartella bin c'è anche Flask. E dentro la cartella lib invece ci sono tutti, se volete così, i sorgenti, visto che è interpretato, di Flask. Quantomeno la versione che viene scaricata per renderla disponibile agli altri. Quindi se volete vedere per qualche motivo come è fatto Flask al suo interno, sono qui i file, basta leggerli. Ed è codice Python, perché Python è interpretato. Quindi è codice Python complicato magari, ma è codice Python. Ok, quindi adesso abbiamo Flask installato nel virtual environment. Se io volessi disattivare il virtual environment, scrivo deactivate. E vedete che sparisce la parentesi tonda davanti a quello che c'era prima. E se voglio riattivarlo, devo semplicemente fare come prima. Ma a questo punto io Flask l'avrò già installato, perché sarà disponibile sempre nella cartella venv. Se scegliete questa strada, che è una strada possibile, quindi di avere un virtual environment, quando poi dovete passare il progetto a qualcun altro, per esempio per l'esame, dovete non consegnare la cartella venv. Perché non dovete consegnare la cartella venv? Sì, però perché la mia cartella venv sul suo computer non funziona? Sempre per lo stesso motivo di prima. Sistema operativo diverso. Quindi è vero che Python è interpretato, però vedete già, io per attivarlo scrivo venv bin activate. Su Windows non si scrive bin, si scrive script. Quindi è un po' diverso. Quindi potenzialmente può funzionare, ma nel caso specifico di venv non funziona, perché è diverso tra come funziona su un Mac e come funziona su un Windows. Quindi solo la cartella venv non è da installare, tutto il resto funziona. Ok, questo è come si installa Flask. Però per ora non abbiamo ancora fatto niente con Flask, l'abbiamo solo installato. Cosa ci facciamo? Allora, com'è fatta una applicazione Flask minimale? Quindi, l'Hello World in Flask. È fatta così. Queste sono le minime cose necessarie affinché un'applicazione Flask funzioni. Dove questi cosa sono? Commenti. Ok, quindi senza i commenti è l'applicazione minima necessaria per usare Flask. Allora, cosa fa? Beh, prima di tutto importa Flask, perché l'abbiamo installato e un altro programma, per usarlo nel nostro, dobbiamo importarlo. Voi avete visto i modi in cui si importano le cose in Python? Quanti ce ne sono? Modalità di importare le cose in Python? Almeno due, sì. Uno è? Import Flask.
E poi come lo usate un qualcosa importato con import Flask? Flask punto qualcosa. L'altro è questo. È questo, no? From Flask import Flask. Dove Flask con la F maiuscola è la cosa, la parte che importa. Quindi se volessi importare Flask, URL for, render template, che sono tutte cose che andremo a importare, scriveremo from Flask, import Flask, virgola, URL for, virgola, render template, virgola, eccetera. Ok. Il terzo modo che è da evitare? Importa con l'asterisco. From Flask, import asterisco. Quello è da evitare perché? Importa tante funzioni che non servono, ma soprattutto che però, come dire, no? Chi se ne frega? Se fosse solo per quello, qual è il problema? Ah, per dire, no? Funzioni che hanno lo stesso nome di librerie diverse, non dovendo mettere il nome delle librerie davanti. Se ci fossero funzioni o variabili con lo stesso nome nel vostro programma o da un'altra libreria, una vince. Una sovrascrive tutte le altre, quindi non sapete più cosa state usando, no? Quindi l'esempio facile è from mat import asterisco, quindi importate per esempio anche la variabile pi, che è il pi greco, però se voi nel vostro programma ridefinite pi greco come 3.14, andate a sovrascrivere la versione di pi greco nel vostro programma, che è quella invece con più cifre decimali. Quindi c'è la stessa variabile chiamata in due nomi diversi, se importate tutto non potete sapere che cosa hanno definito nell'altro modulo e quindi potete scatenare dei conflitti e le cose possono non funzionare. Quindi è bene o importare import x oppure from x import quello che ci serve. Noi in questo caso useremo quasi sempre from x import qualcos'altro, perché ci servono un insieme finito di cose. Quindi, prima cosa è importare Flask. La seconda cosa è creare l'applicazione. Questo è obbligatorio. Quindi, ed è obbligatorio fatto in questo modo. Quindi, app uguale Flask, aperta parentesi, doppio underscore, name, doppio underscore, chiusa parentesi. Dove Flask uguale underscore underscore name è la parte, diciamo così, obbligatoria. App è una variabile che chiamate come volete voi. Tradizionalmente si chiama app, ma potete chiamarla come volete. È il nome di una variabile. Quindi importare, creare l'applicazione e poi, quindi questa è la parte obbligatoria e comune a tutti i progetti Flask, e poi bisogna definire le root e le pagine web. Cosa sono le root? Secondo voi? Non i percorsi del file system, ma fuochino, quasi. Quella che specificate nel browser, quindi la URL parziale che specificate nel browser. Quindi quando andate su polito.it/didattica, quello slash didattica è una route. Quindi, cosa vuol dire definire route e pagine web? Significa che bisogna definire una route e qual è la funzione che viene chiamata quando il browser esegue, raggiunge quella route specifica. Quindi, in questo caso stiamo dicendo che quando arriviamo a nome del sito slash, quindi quando siamo nella route, viene chiamata la funzione hello world tutte le volte e la funzione hello world poi ritornerà una stringa che è hello world. Allora notate due cose: uno, che questo app
è questa stessa app. Questo app è questo stesso app, quindi se questa lo chiamate diversamente, anche questo viene chiamato diversamente. Questa riga inizia con una chiocciola davanti. E non è un errore, ma questo si chiama decoratore in Python. Cioè, in un certo senso, noi stiamo decorando questa funzione con questa istruzione. Quindi non è un'istruzione Python che viene eseguita, così com'è, ma è un qualcosa che si aggancia al codice che c'è sotto. È un qualcosa che dice a Flask, ogni volta che arriva una richiesta da un browser o da chi per lui a nome del sito slash, al dominio con lo slash, allora esegui questa funzione. Che è una funzione Python normalissima che farà delle cose scrivendo codice Python. In questo caso ritorna una stringa che è hello world. Questo decorator, che è app.route, ha due parametri, uno che è obbligatorio e uno che è facoltativo. Quello obbligatorio è il percorso parziale, quindi la route del sito, oppure la pagina didattica, oppure la pagina menu, oppure la pagina about, oppure index, il nome. E quello opzionale, che sono le opzioni, come per esempio i metodi HTTP a cui quella route deve rispondere. Ok? Quindi in questo caso, che non è specificato niente, questa sarà una richiesta HTTP di che metodo? Una get. Se però voi voleste fare una post, all'interno della parentesi, virgola, methods uguale, aperta quadra, post. Anche se ce n'è una sola. E c'è un aperta quadra post perché su una route voi potete anche definire molteplici metodi HTTP. Quindi, e poi gestire se è una get fai questo, se è una post fai quest'altro, con un if in Python. E la funzione che è collegata al suo decorator, alla route, quindi questa qui sotto, restituisce in questo caso il messaggio hello world nel browser o nell'applicazione che l'ha chiamata, interpretandolo come codice HTML. Anche se questo non sembra HTML, questa è una stringa che viene interpretata come codice HTML. Ok? Allora, proviamo a... E questo, le slide dopo, praticamente dicono quello che vedete a voce. Quindi serve questo Flask, doppio underscore name, doppio underscore. Questo doppio underscore name è uno shortcut per il nome dell'applicazione che lanciate voi. Quindi app, se la chiamate app, prova, se la chiamate prova, eccetera. E questo lo vediamo dopo. Quindi proviamo a eseguire questo, a scrivere questo. Quindi, qui dentro creiamo un file. Che chiamiamo app.py. Allora, questo penso ci sia scritto dopo, ma quando parliamo di come si lancia un'applicazione Flask, ma un'applicazione Flask si aspetta di default un programma, un file principale che si chiama app.py. Questo è il default. Quindi lui assume, se non gli dite diversamente, che ci sia un file che si chiama app.py, che sia il punto di partenza. Poi, se lo volete chiamare diversamente, bisogna specificargli che bisogna lanciare un altro file che si chiama diversamente. Per comodità e pigrizia, io lo chiamo app. A questo punto, from flask import flask, poi creiamo un'app che abbiamo detto che è flask
underscore underscore name underscore underscore, e poi facciamo app.route e facciamola esattamente come nell'esempio. Quindi qui definiamo una funzione che si chiama hello world, che restituisce hello world. Quindi lo stesso identico programma che c'è nelle slide, potevo copiare e incollare, ma erano 5 righe. C'è qualcosa di strano che non capite, vedete in questo programma, prima di andare avanti? No? Qualcosa che non vi aspettavate fosse così? No, ok. Allora, come lo eseguiamo questo programma, secondo voi? È un file Python. Come eseguite un programma Python? Per esempio Python 3, o Python in questo caso, è uguale, nome file. Così, giusto? Sì? Non sembra aver funzionato molto. Non ha dato errore, però non ha funzionato davvero molto. Quindi non lo facciamo così. Ovviamente non lo facciamo così. Perché non ha funzionato? Qual è la caratteristica di questo programma rispetto a un programma Python qualunque? In realtà ci pensa questo Flask a chiamare, però al netto di questo. C'è una funzione. Ci pensa. In realtà la funzione la chiamo appena apro un browser e vado a indirizzo del server slash, ma mi è già fermato, quindi se apro un browser non posso andare a nessun indirizzo del server, perché non so quale sia l'indirizzo del server. Non... cioè, lo so e posso dirvelo, ma non funziona lo stesso. L'indirizzo del server di default di Flask è 127, sì, 127.0.01 porta 5000, però non funziona lo stesso. Qual è la differenza tra, secondo voi, un server web e un programma Python normale? Un programma Python normale quando finisce? Quando finisce l'esecuzione? L'hai detto prima. Quando c'è un errore oppure si arriva in fondo al programma. Però ha fatto tutto quello che doveva fare, se doveva stampare ha stampato, se doveva fare conti ha fatto i conti, eccetera. Un server web, quando dovrebbe terminare? Quando si spegne il server, quando qualcuno decide di interromperlo. No? Non è che un sito web lo lanciate, sta su per 10 minuti e poi si spegne da solo. Sta su, finché non succede un errore o finché qualcuno non interrompe il server. Quindi qui ci serve un meccanismo per lanciare questo e tenerlo lanciato, finché non decidiamo noi di spegnerlo. Allora, questo meccanismo si chiama... ricordate che nella cartella Venv c'era un eseguibile che si chiamava Flask? Questo meccanismo si chiama Flask Run. Quindi se voi scrivete, invece di scrivere Python 3 app.py, scrivete Flask Run, lui vedete che dice... vi dice debug mode off, quindi è lanciato non in modalità debug, e poi vediamo come lanciarlo in modalità debug. Poi vi dice attenzione, questo è un server di sviluppo, non usarlo in produzione, va bene. E poi vi dice sto funzionando all'indirizzo 127.0.0.1.5000,
e se volete terminare, Ctrl C. Se io premo Ctrl C qui, lui termina e torna a dove era. Se lo rilancio, lui lo rilancia. Quindi a questo punto, se io vado a questo indirizzo, dato che questa è la root, e faccio un po' di zoom, io vedo hello world, che è la stringa che il programma mi abbiamo detto di restituirmi. E questa è una pagina HTML, nel senso che se facciamo ispezione elemento, c'è un HTML, c'è un head che è vuoto e c'è un body che contiene direttamente al suo interno hello world. Ok, cosa succede secondo voi se io qui scrivo prova e do invio? Non abbiamo definito una route che si chiama prova, giusto? Abbiamo solo finito la route. Non trova nulla, quindi cosa ci aspettiamo che succeda? Una pagina 404 ci aspettiamo? E in effetti ci troviamo la pagina 404, ma dov'è questa pagina 404? Noi non l'abbiamo scritta, giusto? No. E non esiste una route che si chiama prova, no? Se guardiamo il codice, qui non c'è prova. Quindi questa pagina con questo contenuto, da dove arriva? Da qualche parte arriva, perché... La genera Flask. Quindi Flask ha una serie di utility, tra cui un default 404, in caso di pagina di indirizzo scritto a caso, anche se noi non lo definiamo. Ok? Ed è di default. Poi noi possiamo definire la nostra pagina 404 con le informazioni che vogliamo, con le immagini, con quello che ci pare. Però di default lui ce ne fornisce una, basilare. Ok, l'altra cosa che volevo farvi vedere è cosa succede quando noi abbiamo scritto sul browser gli indirizzi. Quindi, alla prima volta ci ha detto che il 13 novembre alle 17:10 Flask, il server, ha ricevuto una richiesta sulla root HTTP. E la risposta è stata 200. Che vuol dire? Ok. E infatti la pagina l'abbiamo vista con Hello World. Poi lui ha cercato, e questo è il browser che lo fa in automatico, ha cercato anche un file che si chiama favicon.ico, che non ha trovato, perché non abbiamo una favicon nel progetto, e ha dato un 404, e va bene. E poi ha ricevuto un'altra get da prova, quella che ho scritto io, che ha risposto con un altro 404. E questo è il not found che abbiamo appena visto nel browser. Ok? Tutto chiaro fin qui? Ok. Come vi dicevo, nella route ci possiamo mettere il path e le opzioni. E il path è una stringa che rappresenta quello che inserite nel browser e quello che si aspetta nel server. E poi le opzioni sono tipicamente method, che è l'opzione più frequente, che è un array di uno o più richieste HTTP, get, post, put, delete, patch, head, eccetera. E se non c'è il default get, ecco perché funziona anche senza che abbiamo scritto niente. E, volendo, un'altra opzione che si può mettere è il redirect to, cioè quando viene fatta una richiesta al server all'indirizzo prova, invece di visualizzare la pagina, di chiamare la funzione di qui sotto, fa un redirect a un'altra pagina gestita dallo stesso server. Quindi quando scrivo prova in realtà vado sulla home page tutte le volte. Quindi questa è un'altra opzione. E poi ci sono una serie di altre funzioni meno frequenti, se volete, a questo indirizzo che vedete non è il sito di Flask, ma è il sito del web server che Flask usa, perché queste sono funzionalità
che gestisce il web server che Flask usa. La funzione è sotto il decorator. Se usiamo quella come esempio, definisci index e index fa un return hello world. Index è il nome della pagina. Nel nostro caso il nome della pagina è hello world. Questo si chiama nome della pagina, perché poi altre parti di Flask ci chiederanno il nome della funzione, cioè il nome della pagina. Quindi questo è il nome della pagina, questa è la pagina hello world, questa è la pagina index, che è il nome della funzione. E il contenuto della pagina è quello che sta nello statement return. Quindi quello che ritorniamo sarà il contenuto HTML della pagina. Se il decoratore definisce più di un metodo HTTP, per esempio get e post, e noi volessimo sapere quale richiesta abbiamo ricevuto, se una get o una post, per esempio, possiamo utilizzare questa variabile che viene messa a disposizione da Flask, questo request.method. Al suo interno c'è scritto se è una get, una post, eccetera. Quindi noi potremmo scrivere if request.method è uguale a get, fai queste cose, altrimenti fai queste altre cose. Nel caso una route abbia due metodi HTTP a sua disposizione, o più, due o più. E come si esegue l'abbiamo già detto, con la differenza, quindi Flask run, con la differenza che se l'applicazione si chiama app.py possiamo scrivere Flask run. Se l'applicazione si chiama in qualunque altro modo dobbiamo scrivere Flask meno meno app spazio il qualunque altro modo che abbiamo scelto per chiamare il file e poi run. Se appunto è app.py andiamo senza scrivere niente. Se si chiama main.py scriveremo flask meno meno app main run e nella cartella ci deve essere ovviamente un file che si chiama main.py. E come vi dicevo, abbiamo provato, facendo Flask run si lancia un web server all'indirizzo localhost porta 5000. Questo indirizzo di default è accessibile solo da localhost, quindi solo dalla macchina con cui lo stiamo eseguendo, e si può personalizzare in questi tre modi. Si può attivare un modo di debug con l'opzione meno meno debug. Si può rendere visibile il server anche fuori da localhost con l'opzione host uguale 0.0.0.0. E volendo si può anche usare una porta diversa, invece che 5000 si può usare 3000 per esempio, usando meno meno port uguale il numero della porta. E il modulo di debug attivato è un qualcosa che faremo, perché il modulo di debug, oltre a prendere eventuali errori e renderli visibili, errori Python, errori di Flask e renderli visibili, è anche un'opzione carina di default che è che quando modifichiamo un qualcosa nell'applicazione, lui automaticamente stoppa e fa ripartire il server. Quindi se noi adesso che abbiamo lanciato andassimo a modificare, togliamo la virgola e mettiamo la W maiuscola e salviamo e poi andiamo su Chrome e torniamo nella home page, vedete che è ancora la versione precedente, anche se faccia aggiorna. Questo perché il server continua a utilizzare la versione di prima. Se volessi vedere la versione aggiornata, dovrei fermarlo e farlo ripartire. Se lo fermo e lo faccio ripartire e aggiorno, vedo la versione nuova. Quindi ogni modifica, se volete vederla, dovete stoppare e rifar ripartire. Questo non è tanto pratico e quindi esiste questa modalità meno meno debug che vi dice debug mode on
e vi dice che restarting with start, quindi riparte al cambiamento. Quindi se adesso noi eseguiamo, facciamo il refresh, andiamo qui, ma se noi rimettiamo la virgola e scriviamo la W minuscola e salviamo, vedete che lui riparte, ho trovato un cambiamento nel file app.py e facendo refresh, solo refresh senza facendo ripartire, la pagina è diversa. Quindi questa modalità debug ci aiuta a essere più veloci quando faremo qualcosa di più complicato che non questo. Ok? Ecco, un modo alternativo di lanciare un progetto Flask, e poi facciamo una pausa, è invece di scrivere Flask run, aggiungere queste tre righe, queste due righe, in fondo al file Python. Quindi if name uguale a main, app.run, e qui queste opzioni sono facoltative, senza host 000 usa l'indirizzo di default, senza port usa 5000, senza debug usa no debug. Quindi se volete un'applicazione sulla 127.0.0.1 porta 5000 col debug attivo, scriverete app.run, aperta parentesi, debug uguale true, chiusa parentesi. Questo non è mai da usare in produzione, è proprio da rimuovere, secondo la documentazione di Flask, e a quel punto, una volta che avete scritto questo, potete lanciarlo come un programma Python qualunque, come facevamo prima. Python 3 o Python, app.py. E a quel punto si comporta esattamente come si comportava con Flask run. Questo è il metodo anche più vecchio in cui si lanciavano i programmi Flask. Flask run è una cosa che hanno aggiunto più recentemente e quindi è preferibile. Però anche questa è un'opzione, se preferite. E vabbè, esiste anche la possibilità di lanciarlo in maniera pubblica, nel senso che il vostro sito, se avete l'indirizzo IP del computer su cui gira il server, può essere raggiunto dagli altri indirizzi sulla stessa rete e con questo host 000, e potete anche cambiare porta al bisogno se non vi piace la 5000. Ovviamente queste sono operazioni pericolose potenzialmente, perché rendere un sito pubblico può lasciarlo aperto ad altre persone, anche malevole. Però a un certo punto può essere ovviamente utile. Ok? Allora, facciamo un quarto d'ora di pausa e poi riprendiamo con un esempio in cui andiamo a fare due pagine in Flask e a complicare un pochino il progetto che abbiamo fatto.